Centro Sportivo Polivalente Taranto 2, un finanziamento perso da parte dell'amministrazione comunale, 2 milioni di euro. Dovevano sorgere strutture sportive destinate al rugby, al baseball, al football. Si sono persi perché pare ci fossero sotto la superficie delle strutture, gasdotti, non so, relativi alla marina militare. No, dei serbatoi, del demanio. Però prima non lo sapevate. Non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale dal Ministero di revoca del finanziamento. Però sembra. Abbiamo avviato un'interlocuzione formale con gli atti. Ti devo dire che loro ci hanno riscontrato che teoricamente abbiamo proposto altre aree, perché io ho preso il dossier. Quel finanziamento era mirato a quell'area. L'area la individui. Lì era stato fatto un accordo con l'agenzia del demanio regionale che avrebbe dovuto bonificare i serbatoi per tempo. Purtroppo la bonifica ha portato più tempo. Sì, però quando si fa uno studio di fattibilità. Un accordo con l'agenzia del demanio scritto. Ma si vede cosa c'era sotto? Si sapeva, i serbatoi sarebbero dovuti essere bonificati e nel progetto. Ma di fatto che ora molte società rischiano grosse difficoltà economiche non avendo più le strutture a Taranto. Ho preso in mano il dossier praticamente in estate col cambio della delega, perché prima non seguivo quell'attività di cantiere, di progettazione. Abbiamo già scritto al Ministero, il Ministero non ci ha detto che il finanziamento è revocato, hanno delle difficoltà a istruire le pratiche di cambio terreno, ma io ho un appuntamento con loro a Roma a fine mese, faremo di tutto per salvare. Vedremo, perché abbiamo già dei piani B l'allocazione, considerando che lì era una zona un po' a rischio, c'è stata un po' di leggerezza, lo dobbiamo dire, da parte vostra dell'amministrazione, c'è stata un po' di leggerezza. Rispetto dei tempi, ho la possibilità di far fare la bonifica nell'esecuzione del cantiere del campo, poi per problemi tecnici questa cosa è stata bloccata. E quindi poi però sapendo che questa zona era un po', chiamiamola difettosa tra virgolette, era un po' rischiosa. Il demanio per bonificare quella zona e farci un campo di attrazione, però siccome quelle squadre meritano di avere un campo, perché sennò rischiano di chiudere proprio insieme, per andare a chiedere che ci sia l'assegnazione del finanziamento, che venga autorizzato lo spostamento di area. Io ho preso il dossier in mano un mese e mezzo fa, ritornerò con aggiornamenti appena avrò aggiornamenti. Speriamo per la città, Luigi, che siano aggiornamenti, speriamo. Poi andiamo a fare insieme il sopralluogo, se gli aggiornamenti e vediamo la nuova prossima area. Volta evitiamo delle zone a rischio, onde evitare di cadere in situazioni di fare proposte in zone che rischiano di essere difficili tecnicamente. E chi le ha fatte queste proposte? Il demanio garantiva il rispetto dei ma tempi. L'amministrazione comunale ha puntato su quelle zone. Ma c'era un accordo con l'agenzia del demanio, proprietaria delle aree, per fare le bonifiche. Le bonifiche evidentemente per motivi tecnici, non so dirti qual è il motivo, sono sempre colpa degli altri. Il problema è che sempre colpa degli altri. Ma ci sono sempre delle responsabilità condivise. A noi interessa fare le cose per la città. Il problema delle bonifiche è che si devono fare, le faranno. Per circa un anno non rispettano i tempi del PNRR sull'avvio del cantiere del parco, del campo sportivo, del polivalente. Quindi c'è un problema di accavallamento dei tempi, è quello il... Vediamo come si risolverà. Speriamo col Ministero di riuscire a risolvere il problema, mettiamoci al lavoro per salvare il salvabile.